Anticipazioni e spoiler: la promessa. L'arrivo di Martina alla promessa scatenerà diverse controversie tra i fratelli Fernando e Alonso. Quest'ultimo, infatti, appoggerà sua nipote, che non avrà intenzione di sposare Antonio, mentre Fernando, però, vorrebbe che la figlia si sposasse solamente per risolvere i suoi problemi economici, visto che il futuro genero è molto ricco. In realtà, però, Fernando sarà contro Alonso perché dentro di lui cova un gran rancore. A quanto pare, infatti, lui sarebbe il responsabile della morte del loro fratello maggiore Pedro. Nessuno dei due ha mai parlato della morte di Pedro, nemmeno con le proprie mogli, ma durante le prossime puntate della promessa si decideranno a rivelare tutto a Cruz e a Margarita. Tutto è accaduto infatti durante una giornata d'estate. I tre fratelli avevano deciso di andare a farsi un bel bagno al fiume, una zona molto pericolosa, anche perché quel torrente ogni estate mietava delle vittime. Solo un tratto vicino a un prato era balneabile, in quanto era meno profondo. Nonostante il pericolo, Alonso aveva deciso di dirigersi verso la parte più profonda, mentre Pedro invece aveva scelto di stare sul prato, dando sempre però uno sguardo ai due fratelli più piccoli. Alonso però da giovane era veramente scapestrato e non riusciva a resistere al pericolo, si è tuffato incautamente nelle acque più profonde del fiume. Da fuori Pedro gli urlava di uscire, ma nulla, Alonso continuava a stare in acqua. Solo poi, quando si è reso conto del pericolo, ha provato ad uscire, ma era troppo tardi. Pedro si è reso conto subito della gravità della situazione, si è gettato nel fiume per salvarlo. Alonso ne è uscito indenne, mentre Pedro però è morto, ha negato per salvargli la vita. Per Fernando non ci sono dubbi, sarà molto schietto con il fratello. Secondo lui, infatti, Pedro lo voleva morto solo per ereditare il marchesato e ha giocato quindi con il buon cuore del fratello maggiore.